Nuova trasferta e nuovo successo dell'Atalanta, il terzo consecutivo, lontano dal comunale. Atalanta batte 2-1 il Torino, la svolta arriva ancora una volta dal suo fantasista. La partita non era iniziata nei migliori dei modi, i nerazzurri subiscono il gol dei Granata dopo 13 minuti e la difesa bergamasca incassa ancora una volta un gol nel primo quarto d'ora di gara. Taibi salva poi la sua porta dal raddoppio Granata. L'Atalanta è lenta e impacciata, perlomeno nei primi 45 minuti di gioco. Poi la svolta. Manca una manciata di secondi alla conclusione dell'unico minuto di recupero deciso da De Santis per il primo tempo. L'Atalanta va a riposo sull'1-1. Il gol del pareggio lo firma ancora una volta il vice cannoniere della Serie A, Cristiano Doni, al decimo sigillo stagionale. Per il secondo tempo si ripresentano in campo due squadre completamente diverse. Si capisce che il Torino ha accusato il colpo. I Granata sono insicuri e timorosi. L'Atalanta gioca invece da Atalanta, in pochi minuti tre le occasioni da gol costruite. Prima è bravo Bucci a deviare su Zauri, poi Colombo da ottima posizione non trova lo specchio della porta. Poi Colombo, tra l'altro ex di turno, batte Bucci realizzando il gol della vittoria. In chiusura d'incontro Bucci esce a valanga su Rossini provocandogli un infortunio che terrà l'attaccante di Grosseto lontano dai campi di gioco per almeno un paio di mesi.